Buongiorno ragazzi, bentornati nel mio canale. Questo video è dedicato alle mie storie di vita quotidiana. Sapete che ogni tanto carico un video in cui vi racconto qualche evento particolare che mi succede, qualche cosa di strano, comunque qualcosa che mi fa riflettere. L'altra volta non so perché mi è tornato alla mente questo episodio che mi era capitato un pochino di anni fa e ho detto, cavolo, io questa la devo proprio raccontare perché è una cosa assurda. È un episodio che risale ai tempi dell'università, quindi tanti anni fa. Quel giorno io dovevo dare un esame importante, importante nel senso che se non avessi dato quell'esame quel giorno avrei dovuto poi aspettare 6 mesi per poterlo ridare. Il problema però era che in quei 6 mesi io mi dovevo laureare, quindi se non avessi dato l'esame avrei dovuto ritardare la laurea. E ovviamente questo io non lo volevo, quindi ho fatto di tutto per arrivare a fare quell'esame, per arrivare in tempo. Sono stata un po' sfortunata però perché ho fatto tardi, ho trovato traffico, la mia università era in pieno centro città, era un periodo dell'anno abbastanza, diciamo, caotico e trafficato, insomma ho trovato traffico, sono arrivata leggermente in ritardo rispetto a quella che era la mia tabella di marcia perché volevo arrivare un po' prima, invece purtroppo non ce l'ho fatta. Quando sono arrivata dall'università, davanti all'università, non riuscivo a trovare parcheggio da nessuna parte, quindi ho girato, 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 non trovavo posteggio. Alla fine ho deciso di metterla in divieto di sosta, quindi in un piccolo spazio, diciamo, che si trovava proprio davanti al portone dell'università, ma pur non intralciando nessuno e non dando fastidio a nessuno, era comunque divieto di sosta, quella piccola porzione, diciamo, di terra, di asfalto, era divieto di sosta. Io c'era un cartello abbastanza grosso che lo indicava, però io ho detto, vabbè, cavolo, sono in ritardo, cosa faccio? Non mi laureo perché non trovo posteggio? La metto qua, pazienza, semmai pago la multa. Sono entrata all'università, ho dato il mio esame, tranquilla, quando sono uscita quasi neanche mi ricordavo che avevo lasciato la macchina in divieto di sosta. Comunque esco e cosa succede? Mi trovo il vigile proprio sopra la mia macchina che sta compilando il suo blocchettino e mi sta dando la multa. Io arrivo e dico: no, guardi, non mi dia la multa, vado via subito, sono stata dentro solo un attimo. E lui mi dice: no, guardi, non mi stia a raccontare delle cose che non sono perché io l'ho vista arrivare. E quindi ho detto: cavolo, mi ha vista arrivare, quindi sa che io sono qui da almeno 2 ore. E poi ho pensato, ma se mi ha visto arrivare perché mi fa la multa adesso? Però questo, vabbè, non gliel'ho chiesto ovviamente, ma ci ho riflettuto su questa cosa, ho detto strano, mi ha visto arrivare e mi fa la multa dopo 2 ore. Comunque, e io ho provato a insistere un po', dico guardi, ero di fretta, non mi sono accorta che ho messo la macchina in divieto di sosta, non ho visto il cartello, fate conto ragazzi che il cartello era grosso così, quindi io l'avevo visto, però ho fatto finta, diciamo, di non averlo visto, ci ho provato, diciamo, in qualche modo a non farmi fare la multa. Lui era molto serio, molto imperterrito, mi dice: no, no, guardi, io le devo fare la multa e anzi le tolgo anche i punti sulla patente perché lei ha messo la macchina qui, non ce la poteva mettere e mi toglie anche i punti sulla patente. Vabbè, io ovviamente non ero felice di questa cosa, comunque lui compila tutto il suo verbale, ci ha messo un sacco di tempo, mi ha chiesto un sacco di documenti, non solo la patente, ma anche la carta d'identità, mi ha chiesto quando avevo acquistato la macchina, insomma, mi ha fatto un sacco di domande anche che, insomma, apparentemente non c'entravano nulla con la multa. Comunque, insomma, mi fa tutte queste domande, compila minuziosamente il verbale, ci saremmo stati 20 minuti buoni. Dopodiché mi dice deve firmare qua e io dico ah, guardi non ho la penna, mi potrebbe prestare una penna? Lui mi dà la sua penna, io firmo nella cosa della multa, insomma nel fatto che io non ero così attenta, diciamo perché ero abbastanza scocciata, è successo che mi sono presa la multa e inavvertitamente mi sono anche presa la penna che mi aveva dato il vigile. Volevo ridargliela, ma nel momento in cui lo stavo per chiamare, lui era già sulla moto, girato di spalle, se ne stava già andando. Quindi io ho detto: vabbè, vai a quel paese anche te, la tua penna. E ho buttato questa penna in macchina, nel portaoggetti della macchina, senza farci troppa attenzione. Me ne vado a casa con questa multa, torno, sono a casa alla sera, insomma, stavo cucinando. Mi ricordo che stavo cucinando il risotto con lo zafferano, quindi ero lì che giravo il mio risotto. A un certo punto sento citofonare e dico: ma alle 8 di sera, ma chi è a quest'ora? Io non aspetto nessuno.
Vado al citofono, chiedo chi è e dall'altra parte mi dice: sono il vigile che le ha dato la multa oggi. E io sono rimasta basita e ho pensato: ma che cavolo vuole questo qui ancora? Mi ha già dato la multa, mi ha già tolto i punti sulla patente, mi viene a citofonare dalla porta di casa. Io senza aprire dico: sì, cosa c'è? Insomma, nel senso, che cavolo vuoi? E lui mi dice: guardi, oggi quando ha firmato il verbale si è portata via la mia penna. Al che io rimango abbastanza, diciamo, stupita. Io non ci stavo neanche più pensando a quella penna. E dico: sì, guardi, però io la penna non ce l'ho qui, l'ho lasciata in macchina e adesso stavo cucinando. Ah, vabbè, io l'aspetto. Dico: ma porca miseria, adesso questo qui vuole la penna, quindi devo uscire di casa, andare dalla macchina, prendere la penna, stavo cucinando, quindi devo chiudere tutto per una penna, ma insomma non è possibile. Vabbè, insomma, esco abbastanza scocciata. Dico: però la macchina, guardi, è un po' lontano rispetto a qua, insomma bisogna fare una piccola passeggiata di almeno 5 minuti, perché l'avevo messa un pochino più in là rispetto alla mia abitazione. A un certo punto siamo quasi su una curva e il vigile mi dice: ma guardi, la macchina la vedo là, anziché fare tutto il giro possiamo attraversare qua. Io mi volevo vendicare di questo vigile S puntato che mi ha fatto la multa e gli ho detto: no, guardi, andiamo ad attraversare là perché le strisce pedonali sono laggiù e se io attraverso qua lei poi mi fa un'altra multa, quindi andiamo ad attraversare là. E, insomma, lui è rimasto un po' così perché non mi poteva dire: ma no, è lo stesso, perché effettivamente il codice dice che bisogna attraversare sulle strisce, quindi lui ha dovuto per forza stare zitto e farsi il giro più lungo, e diciamo che è stata una piccola vendetta. Arriviamo, io apro la porta, vedo questa cavolo di penna del vigile, guardo la penna e mi rendo conto che era una normalissima penna, cioè era una penna, non era una penna Bic, ma era molto simile a una penna Bic, insomma le classiche penne, quelle che troviamo anche al supermercato che costeranno 50 centesimi. E io ho pensato: ma cavolo, tutta questa storia mi viene a cercare dal portone di casa per questa cavolo di penna, cioè è una cosa assurda. Quindi, insomma, vabbè, io gli ho ridato questa cavolo di penna, ho detto arrivederci, insomma, buona serata, e me ne sono tornata a casa. Però io riflettevo su questo fatto, cioè a quante persone è successo di andare in un ufficio, di comunque farsi prestare la penna da un ufficiale pubblico, come può essere un vigile, come può essere un impiegato del comune, non lo so, di portarsi via la penna per sbaglio e di vedersi il proprietario della penna suonare al campanello perché rivogliono la loro penna. Io penso che sia capitato solo a me, ragazzi, perché veramente, quando mi è successo, ero dentro a quella situazione, nonostante quello non riuscivo a crederci, perché mi sembrava veramente una cosa impossibile. Quindi, insomma, ragazzi, questo è quello che mi è successo con questo vigile un po' alternativo, chiamiamolo così. Fatemi sapere se anche voi magari avete vissuto delle esperienze simili o delle esperienze assurde tipo questa. Vi do appuntamento al prossimo video, vi mando un bacio enorme. Ciao a tutti!